Salve a tutti amici di Fantascienza Today. Oggi sono qui per parlarvi di un film che attendevo di vedere con una certa trepidazione. Sto parlando di Coma, un film russo firmato da Nikita Argonov. Il regista in questo caso è anche sceneggiatore e contribuisce pesantemente allo sviluppo di questo film made in Russia che mi intrigava veramente molto. Io personalmente sono stato sempre attratto dalla poca fantascienza che arrivava dall'est Europa. Possiamo pensare a Solaris, possiamo pensare a Stalker, pochi film completamente diversi da quelli che ci arrivavano dal versante americano. Ebbene sì, la fantascienza russa è sempre stata più riflessiva, più lenta, molto più lenta, ha sempre concesso meno agli effetti visivi e molto di più all'atmosfera e alla storia. E con queste premesse io mi ero avvicinato a Coma. Il film, e lo dico senza fare spoiler perché mi attengo rigorosamente a quello riportato qui dietro nella piccola presentazione del film dietro al DVD, si svolge in un momento in cui il protagonista si sveglia e come appunto riporta il nostro amico qui, si trova in una dimensione parallela formata dalle menti, create, plasmata dalle menti che si trovano in coma, come appunto cita il titolo. E questo mondo è permeato e generato dai ricordi delle persone tuttora in coma. Ovviamente la vicenda non si ferma qui, ma l'inizio è con il botto. Ci troviamo catapultati in questo mondo dal carattere visivo estremamente strano, un misto tra Inception e, non so se ricordate, The Cell con la Jennifer Lopez, un altro film particolarmente intrigante. Ecco, qui l'atmosfera, il comparto visivo è fondamentale. Qui il film si gioca le sue carte migliori, se le gioca tutte e subito. Perché se è vero che l'inizio è col botto, perché il resto, ahimè, è un calando. Iniziamo una discesa lenta a 45 gradi verso un finale che non ci regalerà molte emozioni. Ma su questo arriviamo tra un attimo. Come vi dicevo, le carte migliori la pellicola se le gioca all'inizio, sfoderando un'ambientazione estremamente suggestiva che ci ricorda appunto, come già detto, Inception o anche molte sfumature di Matrix. Ecco, detto questo, quando iniziamo a capire la vicenda dietro al personaggio dell'architetto che ci porta a scoprire questo strano mondo popolato appunto da menti in coma, ecco, quando iniziamo a capire a che cosa la vicenda sta girando attorno, pian piano la vicenda perde di mordente, ne perde fino ad arrivare ad una conclusione che non soddisfa, ahimè. Non è qualcosa di pacchiano come abbiamo visto in altre pellicole, niente di tragico, ma tristemente deludente, scivola via senza convinzione e manca di dare allo spettatore quella soddisfazione che una pellicola come questa deve dare e che lo spettatore si attende. In sintesi, ora Coma è disponibile in DVD o Blu-ray, non credo sia disponibile in nessun'altra forma, è facilmente reperibile e per la cifra che costa merita di essere visto. Il doppiaggio e l'adattamento in lingua italiana sono perfetti, come spesso capita, e comunque molti buoni spunti vi si trovano. In pratica la realtà è solo che da un film come questo, che parte in questa maniera, con queste belle ambientazioni ispirate, questa storia tutto sommato intrigante, ecco, da una pellicola come questa ci si aspetta proprio qualcosa di più. Ed è un vero peccato che non la si trovi. Impedisce di mettere Coma tra i grandi film di fantascienza che arrivano da Est Europa e ne fa più una pellicola di serie B che arriva dagli Stati Uniti.
la voglia di blockbuster, la voglia di copiare i cugini di oltreoceano è ben visibile in Coma, ma non gli fa del bene. Quello delle immagini desaturate, con queste fotografie grigie e un po' stinte, che però stranamente in questo caso si adattano bene alla storia che vuole essere raccontata, e quindi anche la fotografia trova un suo perché e non si può certo dire che non sia all'altezza. Gli effetti visivi sono, come ho detto, intriganti, non sono dei migliori che potrete trovare sul mercato, ma comunque sono convincenti e questo è sufficiente. In conclusione, quindi, se non l'avete visto, vi consiglio di recuperare Coma con le giuste aspettative. Non è un capolavoro, ma è un film che vi può regalare un intrattenimento piacevole senza appunto pensare di essere al cospetto di una pietra miliare del cinema. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, diteci se l'avete visto e se vi è piaciuto, e ci vedremo qui a Fantascienza Today presto con qualche nuovo video.